e ci prepariamo a quella che è la prossima, il prossimo appuntamento previsto nel palinsesto di TV Radicale, che è Spazio Psicanalisi. Bavaglio alla psicanalisi, conversazione di Giancarlo Calciolari con la psicanalista Alessandra Guerra sul manifesto per la difesa della psicanalisi. Quindi provvediamo innanzitutto a chiamare Giancarlo Calciolari, il dottor Giancarlo Calciolari, vediamo se è in attesa, dovrebbe aspettare la nostra chiamata e proviamo anche ad Pronto? aggiungere. Ciao Giancarlo, come va? Tutto Ciao. bene? Tutto bene? Perfetto, allora aggiungiamo Ciao la conferenza. Roberto. Ciao Giancarlo, aggiungiamo alla conferenza anche Tutto la bene? dottoressa. Sì, tutto bene, ti ringrazio Giancarlo. Aggiungiamo alla conferenza anche la dottoressa Alessandra Guerra che sta aspettando la nostra chiamata. Chiaramente Giancarlo, tu non hai il video, giusto se ricordo bene, perché hai. Mi spiace, esatto, sì, Certo, solo che ecco. avete. Vediamo la dottoressa Alessandra Guerra. La saluto, dottoressa, come sta? Tutto Bene, grazie. Lei sta bene? bene. Riesce a migliorare un po' il suo audio? Forse hai il Sì, microfono. assolutamente. Perfetto, Eccomi. adesso si sente molto ma molto meglio. Perfetto, quindi io lascio lo spazio a Giancarlo Calciolari per questa conversazione con la psicanalista appunto Alessandra Guerra. Favorisco il vostro ingresso anche in video e vi lascio la linea. Grazie per questa occasione bellissima. Grazie davvero. D'accordo, grazie. Io sentivo, sì. D'accordo. Giancarlo, dovresti, Sì. se mi senti, dovresti escludere l'audio della web TV perché si parla solo via Skype. Dimmi, sento un doppio audio, esatto. Esatto, devi eliminare l'audio della web TV, non devi chiudi la web TV. Ah, della web TV, ok, della web Esatto, TV, sì, ok. solo via Skype D'accordo, va dovete bene. sentirmi Ecco perché parlare. sentivo doppia voce, scusatemi. Esatto, adesso dovrebbe andare tutto E bene. posso Possiamo fare, cominciare? sì? Scusate, posso fare una domanda? Chi mi ascolta, mi vede in video o no? Sì, Sì. la vedo in video e in audio. Ah, ok, grazie, grazie infinite, Ci grazie. mancherebbe. Va Allora, quella bene. lì, a te la linea Giancarlo. D'accordo, grazie Roberto. Allora, potremmo anche fare un'analisi di come il processo di omologazione globale comporti in ciascun settore della vita individuale e sociale una riduzione della libertà della parola. Entriamo nello specifico di come questa omologazione colpisca oggi anche la psicanalisi e tenti di imbavagliarla. Chiedo alla psicanalista Alessandra Guerra le ragioni della scrittura del manifesto per la difesa della psicanalisi, che è oggi anche un sito che ciascuno può consultare ed è appunto www.manifestoperladifesadellapsicanalisi.it. A te Alessandra la parola. Ah, grazie. Dunque, questo manifesto è stato scritto per rispondere a una questione molto precisa che è questa. Nel 1989 è stata approvata la legge 56/89 che regolamenta diciamo che regolamenta il lavoro dello psicologo e dello psicoterapeuta. E allora ci fu, diciamo, dall'85 all'89 una grandissima discussione su questa legge e addirittura diciamo, il lavoro di questa legge è durato 20 anni, quindi è stata una legge molto complessa, molto dibattuta, difficile per tantissimi motivi. Sta di fatto che comunque era nata come strumento per dare una regolamentazione a una professione che stava nascendo allora, cioè negli anni 70, perché le prime due facoltà di psicologia sono state appunto aperte nel 71. E quindi questa legge doveva essere una regolamentazione della professione di psicologo sempre all'interno di un sistema ordinistico. Poi successivamente all'inizio degli anni 80, a partire dall'84-85, i legislatori, gli onorevoli, hanno cominciato a discutere anche se inserire una regolamentazione nel merito della psicoterapia e eventualmente anche della psicanalisi. Per cui, questa legge, insomma, di questo hanno discusso moltissimo e le associazioni di psicanalisi non volevano la regolamentazione intesa
come è intesa ora dalla legge, cioè nel senso di una regolamentazione dove si fa una scuola, si segue un istituto, si fa una scuola, 4 anni come se fosse una specializzazione universitaria più il diploma di specializzazione. Questa è stata la questione, per cui questa... di fatto la psicanalisi è stata esclusa da questa legge, però insomma l'interpretazione rimane sempre ora in un modo, ora nell'altro, anche perché ci sono state alcune sentenze nel merito, sentenze e di primo grado, di secondo grado e di terzo grado, e quindi insomma la questione rimane assolutamente più che aperta. Diciamo, allora, e stiamo parlando dell'inizio degli anni 90, le associazioni di psicanalisi si opposero a questa legge perché insomma la formazione dello psicanalista avviene in un altro modo e non si può certo prevedere con una legge per legge quanto deve durare un'analisi, quanto può durare un'analisi formativa, sì, quali quindi, sono... Alessandra, pardon? Sì. E quindi mi pare di ben intendere che la psicanalisi è rimasta fuori dalla legge dell'89, la cosiddetta legge Cosicini, sì, okay, e che okay, oggi stia rientrando dalla finestra, cioè stia rientrando in un modo che non è il suo, cioè come psicoterapia. Sì, esattamente, assolutamente, è questa la questione, cioè nel senso che sta di fatto si tenta di fare, ma sì, come psicoterapia, ma io non entrerei neanche tanto nel merito. Sì, è vero che diciamo le sentenze che ci sono sono in questo senso, però la questione a mio parere è più importante, cioè è ancora più importante, perché quello che occorre dire è che esiste la psicanalisi e una modalità di formazione degli psicanalisti che non coincide in toto con quella proposta dalla legge 56-89. Quindi quello che occorre ribadire oggi non è tanto o quanto solo che cosa sia la psicanalisi, sia una forma di psicoterapia, che pure è importante o meno, ma soprattutto ribadire che esistono tradizioni culturali differenti e nel nostro paese occorrerebbe che questo fosse garantito, cioè nel senso che noi dobbiamo pensare che occorrono, che possiamo, ci sono dei modelli di formazione che possono essere anche salvaguardati nella loro differenza. E quindi possiamo dire che questa battaglia non riguarda solo gli psicanalisti, appunto. Eh no, certo, perché cosa succede? Che in questa legge chiaramente è stato istituito un ordine, c'è l'albo degli psicoterapeuti e quindi è il solito sistema ordinistico e corporativo che esiste in Italia, diciamo, dal fascismo in poi, insomma. E invece quello che noi col manifesto, e comunque a prescindere anche dal manifesto, ma come comunità di psicanalisti, noi, e questa è una proposta che ho fatto io stessa a un convegno a Milano dove sono intervenuto il 15 ottobre, cioè noi chiediamo di poter appunto cioè di poter fare le nostre associazioni, le associazioni di psicanalisi, in questo caso si dice laica, cioè dove ci sono di psicanalisi laica, poi spiegherò anche cosa significa, che sono comunità comunque professionali che possono rientrare assolutamente nelle cosiddette professioni non regolamentate, perché esistono anche queste, hanno una assoluta dignità e in questo modo l'associazione non regolamentata può essere una comunità professionale dove ci sono criteri formativi, curriculum, modalità di formazione, di aggiornamento professionale stabiliti dalla comunità professionale stessa, ecco, che è poi, tra virgolette, una forma di autoregolamentazione delle professioni, che è quella che poi viene proposta anche dall'Unione Europea. Quindi io non è che sto dicendo niente di particolarmente rivoluzionario, posso anche dire che questa modalità di autoregolamentazione delle professioni è quella che viene praticata in Francia, perché gli psicanalisti sono iscritti nelle loro associazioni e sono le associazioni che sovrintendono alla loro formazione,
ed è anche quella che si pratica in Inghilterra, dove ciascuna associazione ha una autoregolamentazione, cioè sono sistemi dove si dà fiducia al libero professionista, dove il libero professionista, proprio in virtù di questa fiducia, ha una assoluta responsabilità personale e anche di formazione. Cioè non è detto che il sistema ordinistico sia sempre il migliore, anzi purtroppo ne conosciamo spesso anche i danni, ecco. Sì, ho letto recentemente su Sole 24 Ore, citavano Einaudi, che già negli anni 50 era per la dissoluzione dell'ordine dei giornalisti, quindi non è immutabile questa questione degli ordini. La responsabilità di ciascun psicanalista rispetto alla sua pratica, appunto, è rispetto alla pratica di associazione degli psicanalisti con cui insomma si formano e prosegue la loro professione. Certamente, cioè teoricamente poi, noi del manifesto, e mi permetto di dire, io non siamo assolutamente né contro l'ordine degli psicologi né contro l'albo degli psicoterapeuti, assolutamente no. Siamo solo a favore di una garanzia di un modello formativo che sia mantenuto in Italia, un modello formativo anche differente. Cioè vogliamo, che, chiaramente siamo una minoranza, ma è lo stesso. Cioè è il modello di Freud, poi, è il modello di chi si è inventato la psicanalisi, insomma, non è che sia... Certo, è come poi si formavano gli psicanalisti in Italia fino al 1989, quindi non è che stiamo parlando di persone, come dire, poco serie, così, perché c'è anche sempre questo equivoco che al di fuori degli ordini c'è poca serietà, ma non è, nella mia esperienza assolutamente non è assolutamente vero, anzi proprio perché la responsabilità è più individuale ce n'è ancora di più. Beh, in altri incontri io mi permetterò di leggere la struttura degli ordini e questa questione, intendo affrontarla in questa rubrica. E ti chiedo di precisare, l'hai accennato prima, no? Alla questione che c'è in Freud, è un suo scritto, quello della psicanalisi laica, no? Accenno appena, io ricordo che nell'istituzione ortodossa, nel freudismo ortodosso, c'era un 20% di persone che potevano avviare una formazione non avendo fatto o medicina o psicologia, ma per esempio una facoltà di matematica, di veterinaria, eccetera, insomma, non erano prefissati questi aspetti. Ma puoi dire tu che cos'è per te oggi la psicanalisi, psicanalisi laica? Ma la psicanalisi laica è esattamente quella che era per Freud nel 1926, cioè nel senso che Freud scrisse questo testo, l'analisi in Italia, la Laien Analyse, che in Italia è stato tradotto come l'analisi dei non medici, perché di fatto Freud si oppose con forza, con tutta la forza che poteva avere la parola di Freud, ovviamente, al fatto che negli Stati Uniti la pratica della psicanalisi fosse riservata solo ai medici. Ma questo perché? Perché in fondo ciascuno può cominciare un'analisi per svariati motivi e teoricamente deve, e questa è la nostra posizione, deve poter eventualmente, se ritiene di poterlo e volerlo fare, deve anche poter eventualmente cominciare a fare lo psicanalista, perché ciascuno, come dice Jacques Lacan, ogni analisi è un'analisi didattica, cioè ciascuno ovviamente impara moltissimo dalla propria analisi. Quindi si tratta innanzitutto di una formazione che avviene sul lettino, una formazione concreta, naturalmente, a cui occorre affiancare anche la formazione nelle associazioni, intendendo come convegni, conferenze, più ovviamente anche una formazione, e noi la chiamiamo supervisione, eccetera. Quindi la questione fondamentale è quella di dare la possibilità alle persone, indipendentemente dal loro titolo
di studio, di poter diventare psicanalisti tramite un itinerario estremamente formativo all'interno delle loro associazioni, indipendentemente dal titolo. Ora, in Italia la questione è dibattuta e insomma c'è chi sostiene che soltanto medici e psicologi lo possano fare, come d'altra parte in Austria, in Svizzera e in altri paesi. Ecco, è su questo, è a questo che noi ci opponiamo, perché la psicanalisi laica non è solo una questione di diplomi, è proprio anche una questione di libertà. Di libertà, di formazione. Di formazione, certo. Sì, io mi chiedo se il giudice, equiparando psicanalisi e psicoterapia, sì, non abbia preso su di sé la funzione del governante, no? Non c'è la legge, la legge dell'89 non è valida per la psicanalisi e oggi apparentemente risulta valida. Il qui pro quo vi viene dal fatto di attribuire alla psicanalisi i termini di una legge che non sono stati fatti per la psicanalisi stessa, insomma. Ma, e quindi rimane una questione, diciamo, anche, cioè, si è permesso il giudice, per dare un'idea anche agli ascoltatori, il giudice si è permesso di rispondere da un presunto posto stranissimo, che è quello del sovrano. In Carl Schmitt c'è questa figura, chi decide nello stato di emergenza, ma è come se avesse risposto a qual è il giusto monoteismo tra i tre. È come se un giudice potesse rispondere, senza una formazione specifica di astrofisica, se l'universo è fatto a membrane o è fatto a stringhe. Riformulo in modo semplice la questione. Non solo mi pare che non sia una questione che riguarda solo gli psicanalisti, ma non riguarda nemmeno solo la psicanalisi, ma riguarda l'intera cultura. Cioè, questo tentativo che è nato di uniformare e per cui ci sono delle scorciatoie che non sono legali, viene reputata illegale la psicanalisi in sé, no? Mi pare proprio che tocchi la psicanalisi e tocca la pratica di parola, la pratica di parola di ciascuno. Non era iscritto all'ordine dei rabbini Gesù, insomma, e qua invece si sta, come dire, l'omologazione porta a una confusione che non permette poi appunto di distinguere anche la formazione di uno psicanalista, perché qui è in discussione la formazione dello psicanalista. Freud, mi pare, no? Si è inventato la psicanalisi, ha stabilito un metodo di formazione, c'è un dibattito, che queste cose sono in continua trasformazione, ma è un intervento esterno a una pratica che è intellettuale, che è di parola, che non è altro che la parola libera, e c'è questa richiesta di, come dire, di convertirsi, di diventare marrani. Ciascuno ha interesse a riaprire la parola libera. Non tocca la cultura, la vita culturale della società stessa, insomma. Oltre che va a toccare poi nel dettaglio, va a toccare questo o quella psicanalista. Sì, però mi permetterei di aggiungere questo, mi permetterei che in effetti si tratta di, non è che la psicanalisi ovviamente fuori legge, ma nel senso che ci sono in Italia migliaia di psicanalisti esimi, egregi, cioè sicuramente formati nelle scuole di psicoterapia, quindi per carità di Dio. La questione che noi poniamo è particolare, ma come dici tu, universale, cioè la possibilità, per cui non è proprio un attacco alla psicanalisi, è un attacco alla modalità di formazione come la intendeva Freud, che però non è solo una questione, appunto, una vega particolare tra gli psicanalisti o fra gli psicoterapeuti, ma invece è la possibilità di una regolamentazione delle professioni regolamentate, insomma, cioè nel senso che vogliamo sempre fare degli ordini in Italia, oppure possiamo anche partire dal basso, ossia prendere atto di come
cosa e come si forma una professione, come avviene, che cos'è, eccetera, e quindi da lì farne un'associazione e regolamentarla in questo senso, ma a partire dai criteri della professione stessa. E in questo senso bisogna veramente potenziare le comunità professionali secondo i dettami dell'Unione Europea. Quindi questa è la questione. A mio parere è una questione più generale, perché c'è questo senso la libertà di parola, che questa sarebbe una questione un po' diversa, nel senso che la sentenza della Cassazione, la sentenza intervenuta nel merito, la psicanalisi è una forma di psicoterapia e quindi è praticamente un atto medico. In questo senso, sconfessando completamente lo scritto freudiano, intervenendo pesantemente sulla definizione di psicanalisi, però io mi domando, perché questo io mi domando, a che titolo un giudice, perché questo è, può dire che cos'è la psicanalisi e intervenire su un dibattito che è apertissimo e che dura ormai da 80 anni. Cioè, a mio parere, i dibattiti culturali non si possono chiudere per legge, tra virgolette. Cioè, esatto. Perché tanto, diciamo, anche così fatti, uno non si chiudono, due non hanno grande autorità, perché dire, l'autorità sulla medicina ce l'hanno i medici, l'autorità sulla psicologia ce l'hanno gli psicologi, l'autorità sulla psicanalisi ce l'hanno gli psicanalisti, insomma. Quindi è una questione molto complessa, però proprio per questo interessante, e il fatto che questa sentenza dichiari che la psicanalisi comunque è un atto medico e che il colloquio, anzi, dice è un atto medico, è questo è il vero problema, perché alla fine chi potrà andare a parlare con qualcun altro veramente? Se è un atto medico vuol dire che bisogna diagnosticare, che bisogna curare, cioè è un po' complicato. Sì, ti posso chiedere allora, come dire, quali saranno i prossimi passi del manifesto per la difesa della psicanalisi? Beh, i prossimi passi, diciamo, sono quelli che noi stiamo facendo, cioè stiamo cercando di fare conoscere il manifesto, di creare di fatto un importante movimento culturale. Movimento di opinione. Movimento di opinione, e io ti ringrazio infinitamente, perché questa trasmissione ovviamente dà una grandissima mano al movimento di opinione, perché insomma è sempre a partire da movimenti di opinione che poi, tra virgolette, le sentenze si orientano in un modo o nell'altro, ma lasciamo stare le sentenze, cioè un movimento di opinione che in fondo deve influire sugli spazi di libertà di parola, di formazione e di esercizio delle professioni nel nostro paese. Sì, io mi chiedo come occorra appunto intervenire laddove proprio c'è stato l'attacco preciso. Io La risposta è questa. A mio parere non c'è altra risposta che un movimento culturale importante, e questo comporta il fatto che poi si aprano anche spazi pensati di dibattito e di parola. Io non conosco scorciatoie rispetto a questo, rispetto alla pratica intellettuale. C'è chi infatti ha detto che la miglior difesa della psicanalisi è la pratica dell'analisi stessa, anche nel suo aspetto in estensione, cioè dei dibattiti pubblici. Assolutamente, è fondamentale, assolutamente, e diciamo che il manifesto è stato presentato in varie sedi e ci sarà un convegno che si intitola "Perché Freud ancora? Punto interrogativo per una politica della psicanalisi". Questo convegno sarà domenica prossima a Torino, al Museo della Scienza, e naturalmente i nostri spettatori a venire a partecipare, ad ascoltare questo convegno.
Bene, Alessandra. Giancarlo, mi ascolti? Alessandra, mi ascoltate? Sì. Ecco, innanzitutto complimenti per la bella conversazione, ricordiamo, è registrata e sarà disponibile su YouTube. Nella nostra, lo dicevo magari alla dottoressa Alessandra Guerra, che non conosce la nostra web TV, è caratterizzata dall'interattività, proprio poiché siamo abbinati a una chat che contemporaneamente guarda appunto ciò che trasmettiamo, lo commenta, e infatti ci sono stati dei commenti in chat, ed eventualmente qui sta l'interattività, pone delle domande. Questo è uno dei dati caratterizzanti questa web TV. E c'è una domanda che viene dalla chat, io me ne faccio l'autore. Stefano Russo chiede chiede alla dottoressa Guerra di definire la differenza tra psicanalisi e psicoterapia. Ritiene che sia utile? Mi rendo conto che abbiamo solo 4 minuti, però magari riusciamo a rispondere almeno a questa domanda. Prego, questa Alessandra. È la cosa in 4 minuti, scusate. Ci hanno scritto delle enciclopedie, quindi insomma. Ci hanno scritto delle enciclopedie, comunque brevemente, Lacan ha scritto un testo importante dove c'è scritto di fatto, ma anche a partire dal testo freudiano, che ovviamente la psicanalisi assolutamente ha un potere di guarigione immenso e di terapia immenso, su questo non c'è ombra di dubbio, però proprio a partire dal fatto che non vuole guarire nessuno e che non ci deve essere obbligo alla guarigione, perché di fatto in ciascuna psicanalisi, ciascuno conversa, psicanalista e diciamo l'analizzante conversano, ed è a partire da una costruzione intellettuale, da una conversazione, da tutta una serie di questioni che poi alcune questioni vengono sbrogliate, ma non a partire dall'obbligo della guarigione che un discorso di psicoterapia ovviamente comporta, perché la psicoterapia per definizione è medica, cioè nel senso che psicoterapia comporta il fatto che ci debba essere da una parte una diagnosi, dall'altra una terapia, ma lo psicanalista non può partire a priori obbligo della terapia, altrimenti non capisce niente, deve solo tagliar corpo per guarire, ma noi non pensiamo che si possa tagliar corpo con niente, certamente non posso intervenire prima della chiusura? Prego Giancarlo, prego Giancarlo. Sì, io mi permetto di precisare brevemente questa questione. La psicanalisi si fonda sulla questione dell'inconscio, ogni psicoterapia si fonda sulla questione del conscio, come se fosse risolvibile la questione tra due. Ora, lo psicoterapeuta occupa la posizione di uno dei due, mentre invece nella psicanalisi c'è una posizione che è terza e che è quella che permette di articolare anche qualcosa di difficilissimo che viene dall'inconscio. Se la parola è difficile, si può dire che viene dal sogno, che viene dalle sbadataggini, che viene dai lapsus, che viene dagli atti mancati, eccetera. Queste cose sono importantissime nella pratica, però il giudice non ha una formazione su queste questioni. Cosa doveva fare Jacques Lacan? Andargli a spiegare che cos'è l'obiettività? Cosa possiamo dire al giudice? Che lo psicanalista occupa la posizione di sebbiante, di oggetto della parola, di oggetto della pulsione? Il movimento dei tribunali è ben differente dal movimento della civiltà. Fa parte della civiltà, ma ogni tanto deraglia per ragioni di oligarchie, no? Di oligarchie. Sì, mi permetto però di aggiungere che noi del manifesto non abbiamo. Cioè, no, quella è una posizione mia, non mi sbilancio rispetto. Sì. È una posizione mia, non di Giancarlo Cassolani. Cioè, l'interlocutore di questa conversazione non è comunque il giudice, cioè noi dobbiamo portare avanti i concetti fondamentali di una psicanalisi laica. Ovvero dove ed c'è è laica un... quando quando c'è una libertà di parola, quando c'è anche la libertà quando c'è la libertà della terza posizione e non semplicemente tra due. Certamente. Bene. Appena un accenno prima di concludere, la settimana prossima alla stessa ora ho parlato con Gianni, con il direttore. Ci sarà un'intervista alla psicanalista Marina De Carneri sulla questione della diffusione degli psicofarmaci. Argomento interessantissimo. Prendendo il modello americano per leggere poi quello italiano e insomma per cominciare a,
ad aprire questa trama di questa diffusione enorme. E qui a Trento, dove vivo, ho visto che c'erano dei manifesti per una protesta contro l'uso massiccio di psicofarmaci per i bambini. Quindi è una questione che richiede questo interesse. E in chiusura aggiungo ancora una volta gentilmente, perché la questione è importante, quella che abbiamo affrontato in questa mezz'ora con la psicanalista Alessandra Guerra, ed è il sito che è www.manifestoperladifesadellapsicanalisi.it. Grazie a Alessandra, grazie Roberto, grazie a tutti. Grazie a voi. Ecco, io intanto ho provveduto a mettere il link, che effettivamente è molto lungo, in chat, quindi ricordiamo il sito www.manifestoperladifesadellapsicanalisi.it. Quindi anche chi è in chat adesso può linkare, e questo link che ho messo, e collegarsi a questo sito. Bene, io ringrazio senz'altro Giancarlo Cacciolari, ma la dottoressa Alessandra Guerra innanzitutto, che è per la prima volta nostra ospite, e spero magari, grazie appunto all'impegno di Giancarlo, spero di poter avere nuovamente nostra ospite, perché è stato veramente molto interessante tutti gli argomenti su cui vi siete intrattenuti. Ringrazio Giancarlo Cacciolari e la dottoressa Alessandra Guerra. Torniamo nello studio di Lecce, e a questo punto è...